Bene, buongiorno a tutti, apriamo questo consiglio comunale, siamo qui questa mattina per celebrare il 77° anniversario della liberazione di Carrara, che è avvenuto l'11 aprile del 1945, quando le truppe alleate entrarono in città e trovarono una città che era di fatto già liberata. E quindi entrarono di fatto in città senza sparare un colpo, se non nei giorni successivi, quando la parte del comune, più precisamente nella frazione di Fontia, era ancora controllata da un forte presidio di militari tedeschi, e ci fu una violenta battaglia nei giorni successivi alla liberazione, e dopo la quale l'intero territorio di Carrara fu liberato. Usiamo questo termine liberazione perché fu effettivamente una liberazione contro un oppressore che diversamente da come si è portati spesso a credere, a pensare, o da come a volte ci è stato anche raccontato, ha invaso l'Italia in qualche maniera nel 1943, perché dopo la deposizione di Mussolini, avvenuta il 25 luglio del 1943, passò un mese e mezzo ad arrivare all'8 settembre, quando fu ufficializzato quello che era un accordo che era già stato fatto alcuni giorni prima, con la quale l'Italia in qualche maniera aderiva al fronte alleato. In questo lasso di tempo, dal 25 luglio all'8 settembre, le truppe tedesche, che già in piccola parte ovviamente come i nostri alleati erano presenti in Italia, ma in quel mese e mezzo ci fu una vera invasione del territorio italiano da parte delle truppe tedesche. Ce lo racconta il nostro concittadino, il partigiano Nardo Dunchi, che allora era un militare degli Alpini di stanza Cuneo, e ci racconta che, mandato in missione a Bolzano per alcuni giorni, parlando con vedeva durante la notte, ad agosto del 1943, tutte le notti un fiume di mezzi ed uomini tedeschi che attraversavano il Brennero per andare ad attestarsi in attesa di quello che già si sapeva che sarebbe successo, cioè l'8 settembre. E questo fiume di mezzi e di uomini dell'esercito tedesco andò a posizionarsi in luoghi strategici, presso delle caserme, presso le prefetture, presso tutti i centri di comando dell'Italia. E cosicché l'8 settembre, quasi senza sparare un colpo anche in questo caso, riuscivano ad annichilire completamente l'esercito italiano, che era in quel momento senza ordini e senza istruzioni su come reagire all'8 settembre. E quindi da quel momento l'Italia fu letteralmente invasa dall'esercito italiano, per cui non a proposito utilizziamo il termine liberazione. L'esercito tedesco, scusate, che era coadiuvato da una parte di nostri concittadini italiani che in qualche maniera tradirono la patria, perché l'Italia in quel momento era invasa da un esercito straniero, e alcuni nostri concittadini, pur di non venire meno a quelle che erano le loro idee, scelse deliberatamente di appoggiare l'esercito nazista piuttosto che il proprio paese, l'Italia. Parlo ovviamente di quelle bande fasciste che aiutarono molto l'esercito nazista. Dal 1943 inizia quella che è la guerra di liberazione, perché in quel momento l'Italia è invasa da un esercito straniero,
aiutato da dei collaborazionisti, appunto i fascisti che tradirono in quel momento il paese. Non fu una guerra di liberazione facile, sebbene che l'esercito alleato era già sbarcato nel sud dell'Italia, ma fu una liberazione molto sentita dalla popolazione, perché tant'è che molte città si liberarono da sole. Carrara è un esempio. Carrara si è liberata ben due volte prima che arrivasse l'esercito alleato. Molte città del sud si liberarono da sole, quando arrivò l'esercito alleato le trovarono già liberate, perché la popolazione si era rivoltata contro l'invasore e contro i fascisti che aiutavano l'esercito tedesco. Nel 1944 poi ci furono l'esercito nazista tentò di difendere la linea gotica che attraversa anche il nostro comune, che inizia nel nostro comune, facendo delle azioni di rappresaglia terribili che tutti conosciamo. E tant'è che anche nel nostro comune tutti gli anni abbiamo decine di celebrazioni, di eccidi che sono stati, siamo punteggiati, se prendiamo la cartina della nostra zona è punteggiata di eccidi, da Venza, da Fonti, a Castelpoggio, Bergera, ce n'è, sono innumerevoli purtroppo. Questa scia di sangue inizia mano a mano che l'esercito tedesco si ritira per attestarsi sulla linea gotica, inizia praticamente nel sud della Toscana, ma ai suoi epicentri a Sant'Anna di Stazzema, dove di fatto inizia una vera e propria strategia dell'esercito tedesco, che cerca di creare una zona, una terra di nessuno attorno alla linea gotica. E poi salendo da Sant'Anna di Stazzema, in tutta la Versilia, sul Nassapuane e anche qua a Carrara, quando con il famoso ordine di sgombero, di abbandonare la città, a cui le donne del 7 luglio si ribellarono con tanto coraggio, era proprio una strategia che cercava di fare una terra bruciata intorno alla linea gotica da Carrara fino a Pesaro. Questa scia di sangue non si ferma in Toscana, continua lungo tutto il crinale dell'Appennino, e infatti tutto l'Appennino è punteggiato di episodi come quelli che sono stati nel nostro territorio. Marzabotto, vicino a Bologna, è forse quello più famoso sull'Appennino. E Marzabotto, che è un esempio anche di un problema che abbiamo anche oggi, che proprio in questi giorni riscontriamo. Oggi purtroppo viviamo dei giorni drammatici in Europa, che ci riportano alla memoria gli anni della Seconda Guerra Mondiale. E sono giorni molto complicati, ma c'è un particolare che tutti noi percepiamo, ed è una guerra di informazione. Siamo portati a pensare che questo tipo di guerra di informazione sia una cosa nuova, che nasca soprattutto con internet, con i social, dove danno spazio a varie interpretazioni e visioni su cui si innescano anche proprio delle strategie, anche militari, per creare confusione. In realtà anche Marzabotto è un esempio di come queste cose non sono nuove, perché la strage di Marzabotto in realtà non è un evento unico che è durato un solo giorno in un luogo, in un piccolo paese. La strage di Marzabotto è un eccidio che dura più di una settimana e che comprende tutte le frazioni che sono attorno ad un monte che è vicino a Bologna, che adesso è nella città, fa parte della città metropolitana di Bologna, il comune di Marzabotto. Però si chiama Marzabotto perché è il comune più grande, ma in realtà con la strage di Marzabotto si intende tutta una serie di azioni che durano una settimana, 10 giorni, vicino al comune di Bologna, e che su un'intera montagna praticamente furono una serie di eccidi in tanti piccoli paesi, in tante fattorie, in tanti luoghi più piccoli. E le informazioni di questi eccidi arrivavano a Bologna.
ma arrivavano ed erano bollate come fake news, quello che oggi chiameremo fake news, cioè nessuno a Bologna ci credeva che stava effettivamente avvenendo quello che effettivamente successe a Mazzabotto. Anche i giornali locali smentivano queste voci che dalla montagna continuavano ad arrivare ed erano quindi continuamente bollate come cose non vere, come quelle che oggi proprio chiameremo fake news. Questo perché c'è sempre stata questa, dagli eserciti è sempre stato ritenuto molto importante cosa pensa la popolazione di quello che sta avvenendo, per cui c'è sempre stato grandissimo impegno, non soltanto da oggi con internet, ma da sempre, a cercare di indirizzare l'opinione soprattutto dei popoli che in qualche maniera vengono aggrediti e sono invasi. Questo perché è quasi impossibile riuscire a governare e a tenere il piede dell'oppressore sopra un popolo che invece si ribella. Fortunatamente l'Italia e Carrara, in particolar modo grazie ai nostri partigiani, diciamo, è riuscita a fare questa operazione, è riuscita ad avere la popolazione dalla propria parte, ed è per questo che Carrara è stata insignita della medaglia d'oro, proprio per il contributo che tutta la popolazione è riuscita a dare alla liberazione della città e di conseguenza del paese. E che sia una cosa che non è stata fatta da soli, con il solo contributo di pochi che si armavano, ma che era una popolazione intera che voleva cacciare l'oppressione, ce lo dimostrano i fatti del 7 luglio, quando le donne, certamente aiutate anche dai partigiani, come sicuramente i nostri partigiani ci possono ancora raccontare, e quindi è stato proprio un moto popolare quello di cacciare i nazisti aiutati dai fascisti. Ed è per questo che poi l'11 aprile l'esercito alleato trova una città già liberata. Per cui, per questo motivo qua, cioè perché ci viene messo così tanto impegno nel cercare di confondere le idee da parte di chi ha degli interessi, come appunto può essere un esercito invasore, ed è proprio questa la motivazione per cui è fondamentale ricordare avvenimenti come quelli di oggi. Perché non sono lontani nel passato, sono avvenimenti che possono ripetersi, magari si ripetono anche in altre parti del mondo, si potrebbero ripetere anche nel nostro paese, perché non è che noi siamo biologicamente diversi dagli altri popoli, siamo tutti uguali e come dire, la specie umana è fatta così, è fatta di alcuni che vogliono sopraffare gli altri. E finché non riusciamo a capire questo, che la storia dell'umanità è attraversata da correnti di ideologie che fanno della sopraffazione sugli altri, sul diverso, su un altro popolo, che fanno il motore della propria ideologia, e quindi noi dobbiamo studiare quello che avviene in quegli anni per riuscire ad interpretare il presente e per fare sì che avvenimenti come quelli non possano mai più ripetersi, perché potrebbero ripetersi, perché si sono sempre ripetuti nella storia dell'uomo. Da che nasce la civiltà, la storia dell'uomo è fatta di guerre, di crudeltà, sopraffazioni, e quindi noi dobbiamo imparare a riconoscerle, e la lente che ci permette di capire, di interpretare questo mondo è studiare la storia. E studiare la storia della propria città è il modo migliore, perché è molto più vicino a noi, riusciamo a riconoscere i luoghi, riusciamo a parlare con persone, ancora per fortuna, con persone che hanno partecipato a quegli eventi. E quindi è per questo che io ritengo di fondamentale importanza celebrare le giornate come oggi. Negli anni passati le abbiamo celebrate assieme alle scolaresche. Poi c'è stata la pandemia, abbiamo dovuto celebrare in videoconferenza,
Oggi stiamo uscendo dalla pandemia, ma ancora non ci sembrava opportuno invitare l'intera scuola all'estero in un grande teatro come abbiamo fatto a volte a Garibaldi, perché diciamo non siamo ancora completamente fuori. Però nonostante questo, secondo me è di fondamentale importanza continuare a ricordare quello che avviene in quegli anni. Ed è per questo che io ringrazio tutti i partecipanti a questa manifestazione, a partire dalla presidente del Museo della Resistenza, Carlo Lavaluzzo, Nando Sanguinetti, presidente dell'Ampi di Massa Carrara, alla neo presidente Mariella Minelli dell'Ampi di Carrara, e a tutte le autorità. Ringrazio anche la provincia perché ci ha fatto prevenire il gonfalone, e ovviamente gli alpini che ci aiutano sempre, l'associazione degli alpini che ci aiutano sempre in queste cerimonie. Io quindi vi ringrazio per essere qui e dare la parola al sindaco De Pasquale per i suoi saluti. Prego, signor sindaco. Sì, brevemente, anche per lasciare spazio ai relatori. Intanto un ringraziamento per essere qua oggi, non è scontato, ahimè, purtroppo la pandemia continua in qualche modo a mordere, anche se fortunatamente in modo meno cruento, e quindi oggi possiamo essere qui in presenza. Ahimè, ancora con le mascherine, sembriamo quasi un po' dei banditi, se non fosse che nell'essere tutti mascherati poi alla fine è come se nessuno fosse mascherato. Però è un segnale che ci dà ottimismo, un segnale che ci fa pensare in positivo verso l'estate che arriva e verso le prossime stagioni. Come dicevo, non voglio rubare molto tempo, ma ricordare che cos'è questa giornata, per capire che cosa possono in qualche modo aver vissuto i nostri concittadini dell'epoca. Forse faccio un'operazione in qualche modo scontata, in qualche modo ma anche forzata. Invito a pensare a quello che sta succedendo oggi in Ucraina, dove ci sono case sventrate, dove ci sono morti per strada, dove ci sono situazioni che pensavamo appunto dopo la Seconda Guerra Mondiale, che oggi ricordiamo e non avremmo mai voluto rivedere. Purtroppo anche allora successe in parte modo analogo quello che sta succedendo oggi: i morti per strada, le stragi, la violenza dell'uomo contro l'uomo. E quindi oggi è più che mai di attualità ricordare la liberazione. Liberazione appunto significa concludere un periodo in cui ci si odia. Magari l'odio continua, ma se non altro in forme diverse, ci si trasforma magari in antipatia, ma soprattutto tacciono le armi. Tacere le armi significa andare a ricostruire. In Italia la ricostruzione è stato un periodo per tanti versi meraviglioso di un popolo che ha ripreso a essere unità, un popolo che ha ripreso a essere fratello, un popolo che ha ripreso a costruire invece che distruggere. E quindi l'augurio che faccio a tutti quanti è quello di pensare che in Europa possa chiudersi il più presto possibile questa nefasta parentesi e pensare veramente alla ricostruzione, a quello che da noi è successo con l'11 aprile. Si è cominciato a dire da oggi possiamo cominciare a costruire una nuova umanità, costruire una nuova socialità, costruire una nuova città. E quindi veramente l'augurio che questo possa capitare il prima possibile
anche in posti, in luoghi che non sono, che sono lontani da noi, ma ahimè sono sempre più vicini. Grazie signor Sindaco, darei la parola al Presidente Provinciale di Ampi, Nando Sanguinetti. Vabbè, io l'ho seguito. Buongiorno a tutti. Grazie per il diritto di gioventù. Grazie. La liberazione di Carrara per me non è solo storia, ma memoria diretta. Avevo 10 anni e un mio fratello scese dai monti, venne a salutarci e subito ripartì per combattere ancora contro i nazisti e durante uno scontro venne ferito gravemente. Creduto morto, rimase abbandonato per qualche giorno. Poi gli americani lo trovarono e lo portarono all'ospedale di Viareggio, ma non sopravvisse. Ce lo restituirono scintillato nella bara. Fu una grande tragedia per la mia famiglia e soprattutto per mia mamma. Ma non voglio annoiarvi con i fatti miei della mia famiglia, anche se connessi alla liberazione. Li ho citati perché la maggior parte di quelli che sono a questa cerimonia la guerra non l'hanno vista e sofferta. Non sanno quindi quanto sia brutta e tragica. Oggi si parla di eroismo, di giovani che con la loro vita ci hanno restituito la libertà e la dignità dopo 20 anni di dittatura e 5 anni di guerra e occupazione nazifascista. Ma dietro queste indubbie verità c'erano tragedie, dolori, sofferenze, fatiche, devastazioni, stragi, bombardamenti, massacri, paura, morti, fame, che sfuggono a chi si ferma alle celebrazioni come festa. La celebrazione venne accolta con sollievo da tutti, ma non fu veramente una festa, dato che la guerra continuava ancora anche da noi e perché erano ancora troppo vivi e brucianti i lutti, le tragedie che avevano colpito tanta parte della popolazione. Ed era forte anche l'odio per i fascisti e i nazisti e il desiderio di fare giustizia per quanto sofferto. E poi la liberazione segnava la fine della resistenza e l'inizio dell'occupazione alleata, che per prima si preoccupò di togliere le armi ai partigiani. Poco dopo gli alleati emarginarono tutti i rappresentanti del Comitato di Liberazione Nazionale e i partigiani che non erano politicamente vicini agli americani. Il futuro dell'Italia era incerto e ancora più quello dei partigiani, quasi tutti i giovani che non avevano lavoro e facevano fatica a adattarsi alla vita di tutti i giorni, dopo aver affrontato una vita di stenti e di angoscia, fatta di battaglie, di fughe, di fame, di freddo e di morte. Per molti fu un dramma vedersi messi da parte, da un giorno all'altro, senza prospettive, senza riconoscimenti del loro impegno. Chi ha vissuto quei momenti di trapasso dalla guerra, l'incertezza del dopoguerra e l'occupazione anglo-americana, sente sempre che queste celebrazioni sono necessarie, ma non rendono giustizia alle sofferenze e alle tragedie quotidiane vissute allora. È molto difficile poter trasmettere le difficoltà di quel momento. Primo Levi racconta che quando il lager di Auschwitz venne liberato dall'Armata Rossa, lui, come tanti altri sopravvissuti, non provò nessuna gioia perché gli orrori che aveva visto e subito pesavano sul suo animo e non potevano essere cancellati e dimenticati. Direi che fratelli debiti delle differenze è un po' questo che successe anche con la liberazione. Le guerre non si possono dimenticare. 20 anni di dittatura fascista, 5 anni di guerra, 2 anni di occupazione tedesca e di violenze della Repubblica Sociale Italiana non potevano essere dimenticati in un attimo.
La giornata della liberazione che celebriamo oggi ricorda una data oggettiva. In questo giorno, in questa zona, i tedeschi dovettero sgomberare, ma il peso delle tragedie vissute in quegli anni era difficile toglierselo di dosso e festeggiare. Meditate che questo è stato, ha scritto Primo Levi, e scolpitelo nel vostro cuore. Io poco sono andato a scuola, ma è un po' che insisto negli interventi perché si studi bene la storia. Il senso di quel momento della liberazione può venire scolpito nei cuori solo attraverso lo studio e la ricerca storica. Solo questa oggi può permettere a chi non ha vissuto quei tempi di capire che la guerra è una tragedia peggiore che può capitare a un popolo. Anche chi vince una guerra ne subisce le conseguenze, per sempre. La guerra purtroppo insegna il male e corrompe, sempre, anche quando si è dalla parte della ragione, perché educa e abitua alla violenza, al disprezzo del nemico, all'odio, insegna a uccidere e non avere pietà. Anche negli uomini e nelle donne migliori e più umane lascia un sedimento di orrore, un senso di colpa per la disumanità che si è praticata e vista, che non sono facili da superare. E restano dolori per i quali non ci sono consolazioni. Come poteva mia mamma a rassegnarsi alla morte così tragica e assurda di un figlio di 20 anni? Ma il dolore di mia mamma va moltiplicato per 50 e 100 e 200 milioni di uomini e donne, considerando che i morti durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati almeno 50 milioni e tutti avevano una madre, un padre, dei fratelli, amici e conoscenti. Ci sono voluti anni perché le conseguenze della guerra, non solo materiali ma umane, fossero superate con i valori della pace, della libertà, della tolleranza, della solidarietà e della collaborazione fra i popoli. Voglio sottolinearlo perché i tempi che stiamo vivendo oggi vanno in senso contrario. Stiamo vivendo un tempo di guerra e vedo troppi che si esaltano, vogliono esportare armi, vogliono aumentare le spese militari e vedono nella guerra la soluzione per i grandi problemi politici, sociali, economici che oggi preoccupano il mondo. C'è voglia di guerra, purtroppo. Mi sembra che si scherzi troppo con la guerra. C'è chi soffia sul fuoco perché l'Unione Europea intervenga nella guerra in corso in Ucraina. C'è chi vuole che gli aerei della NATO volino negli spazi aerei dell'Ucraina. Qualcuno propone di inviare all'esercito carri armati, all'esercito ucraino, carri armati, aerei, missili e magari volontari e mercenari, se non anche l'esercito della NATO. Ma questo significa che si vuole, se l'umanità si vuole la terza guerra mondiale, che sarebbe nucleare e porterebbe alla fine dell'umanità. Ma anche se l'umanità sopravvivesse, i lutti, le sofferenze, le distruzioni, le stragi e le conseguenze di una terza guerra mondiale sarebbero infinitamente più tragiche di quella della seconda. La Costituzione, che è nata dalla Resistenza, aveva ben presenti le tragedie che provoca la guerra. Per questo ha voluto l'articolo 11, dove è scritto ben chiaro che l'Italia ripudia la guerra come strumento per risolvere i contrasti fra i popoli, perché era chiaro già allora che una terza guerra mondiale porterebbe inevitabilmente all'utilizzo delle armi nucleari. Credo che il nostro Paese debba rispettare totalmente questo articolo della Costituzione, che è stato dettato, direi, dal sangue dei morti in guerra, dalle stragi, dai massacri, dalle sofferenze e dalle tragedie di quel periodo. A margine io aggiungo che l'AMPI non è un partito,
e non mi pronuncio a favore di un partito o altro, ma mi auguro che la nuova amministrazione di Carrara sia ancora fermamente antifascista e democratica, antirazzista, solidale e pacifista. Vorrei che chi si è candidato a sindaco lo dichiarasse, e dichiarasse anche che è contrario all'allargamento della guerra e all'invio di armi all'esercito ucraino, perché questo è una forma ipocrita di partecipazione alla guerra, una cobelligeranza aperta a una dichiarazione di ostilità per le parti. E vera partecipazione, anche simultaneamente indiretta, che viola, tradisce la Costituzione, come del resto è purtroppo ed è stato fatto nel 99, quando l'Italia partecipò alla spedizione NATO contro la Serbia. Ci sono altre guerre in corso in questo momento. Nel mondo ci sono popoli che vengono bombardati e sono vittime di stragi ben più gravi da anni e anni, e anche in questo momento oppure non sento nessuno. Nessuno che vuole inviare le armi. La pace è un bene supremo che dovremmo difendere, e stando fuori dalla guerra che possiamo avere un peso per il ristabilimento della pace. Vorrei aggiungere sempre a margine, scusate, ma siccome ci troviamo in una tornata elettorale, quindi ci sarà una nuova giunta, e Lampi propone che la nuova amministrazione, una figura, un assessore, una figura, una persona che si curi veramente la memoria, una memoria attiva, anche perché noi abbiamo fatto dei bandi per tutta una serie di iniziative, ed è bene che ci sia una collaborazione attiva, proficua, con questa figura. Io non lo so, poi saranno loro a decidere. Quello che ci interessa è che ci sia un rapporto molto stretto di collaborazione per attuare tutti i programmi e i bandi anche che abbiamo fatto. Perché le cose sono molteplici. Citare la memoria va bene, ripeto, noi non siamo un partito, però non siamo antipolitico, siamo un soggetto politico-sociale di cui entriamo a gambe tese dove dove si verifica, come dire, delle diatribe, dove si verifica che circolano ancora massa, parliamo di una Carrara, Casa Pound e Forza Nuova, dove avvengono delle problematiche occupazionali. E insomma, noi come soggetto sociale, politico sociale, noi lì siamo presenti. E riferendomi sempre ai bandi, noi abbiamo diversi posti purtroppo dove commemorare questi fatti creati dai fascisti nazisti. Ci abbiamo Fonda, Sognano, Avenza, Marina, e quindi progettiamo, proponiamo dei sentieri dei partigiani, questi sentieri che devono essere investiti, pieni di cartellonistiche, dove illustrano dove sono avvenuti certi fatti. E poi c'è, è stato già lamentato giustamente, c'è le donne del 7 luglio. Io, amici, volevo dire compagni, comunque, amici, io c'ero, avevo 10 anni, ero con mia mamma, e fu una giornata
personalmente per me una delle più felici, perché avevo fame e pane razionato, però c'erano quella gentaglia che faceva la borsa nera e che aveva i soldi, si procurava da vivere e chi non le aveva soffriva. Ebbene, era felice perché? Perché ci lavorarono tutto con la leader, la Rola, in Piazza della Verde, in Piazzetti, io sono nato lì, 50 metri proprio in giù, e fu nato un po' di confusione, perché molto probabilmente o non avevano capito se era stato, insomma, dal punto di vista organizzativo, alcune lacune, e buttarono all'aria tutti i banchi. E io ero felice perché, buttando all'aria tutti i banchi, la frutta, la verdura, quello che c'era, era intera, e mi sono sfamato. Ecco, volevo dire. Quindi, anche lì, come Ampi, abbiamo dei progetti finalizzati sempre a quel giorno lì, al giorno della memoria, che è un fatto storico. Il giorno di Carrara dovrebbe essere un vanto, perché quando si sono ribellati e sono andate davanti al comando tedesco, io con mia mamma ho visto, per esempio mi ricordo di una donna che i tedeschi avevano fatto barriera, armati con i fucili mitragliatori, questa donna si sganciò, non mi ricordo chi era, non lo so, magari la banca vista di dopo, però non me lo ricordo, però mi ricordo che andò davanti a questo tedesco, prese per mano la canna del mitragliatore, se la pose a sé e invitava il tedesco e gli diceva: spara, spara, porca canepa, e spara, e questo abbassava. Ora è anche vero che durante questa giornata storica i partigiani circolavano intorno e con uno spolverino tipo di trench, roba del genere, nascondevano l'arma, e nel caso che questo qui per esempio sparava, e meno male non ha sparato, veniva una carneficina. Poi la delegazione fu accolta dal comando tedesco e lì fecero marcia indietro. E quindi, voglio dire, noi nella sede dell'Ampi, come già qualcuno di voi sa, abbiamo dei manifesti originali che trattano quel giorno famoso dove il comando tedesco intimò l'evacuazione delle donne. E dico, ripeto, che le donne traresero un vanto, anche perché senza armi, senza niente, piccone, un bastone, niente, ma erano armati solamente la resistenza di rifiutare l'evacuazione e animati da cultura, da principi di libertà e di democrazia. Grazie. Grazie Nando Sanguinetti, ci fa sempre emozionare. Darei la parola adesso alla Presidente dell'Ampi di Carrara, al Marella Binelli, che voleva farci una proposta. Ce l'ho fatta. Signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio e consiglieri tutti, vi voglio ringraziare a nome dell'Ampi, della sezione di Carrara, della quale sono da poco stata nominata Presidente, per l'invito a questa celebrazione solenne. Per me è molto importante. Ecco. In questa giornata in cui
ricordiamo e celebriamo con orgoglio, perché questo è indubbio, la liberazione della nostra città da parte degli alleati. E io devo dire però gli alleati sì, ma come già stato detto, con un fattivo e determinante, decisivo contributo da parte anche dei partigiani. Con l'Ampi di Carrara volevamo avanzare una proposta che tende a focalizzare un episodio particolare di quella lotta. Se mi permettete un inciso, però mi rifaccio al discorso, già all'accenno che aveva fatto il Presidente Palma sul fatto che non molti possono ricordare che cosa è avvenuto in quella giornata, e al di là di Nando che aveva 10 anni e quindi la vista con gli occhi del ragazzo, del bambino, giusto andando anche a prendere la frutta, noi abbiamo cercato proprio nell'intendimento conservare la memoria, ma la memoria viva, abbiamo fatto un'intervista con Giorgio Mori, che è classe 23, quindi 1923, noi siamo nel 2022, partigiano combattente, mente lucidissima, un'intervista proprio perché lui l'ha vissuta dal vivo e l'ha vissuta da parte del partigiano che ha combattuto e che quindi in quel momento lì si è sentito parte attiva e viva della liberazione. Questo piccolo filmato, con questo lo dico perché se interessasse, noi lo proietteremo, lo inseriremo nella giornata di oggi. Ci è voluto molto, però abbiamo dei mezzi tecnici non molto validi per elaborarlo. Quindi lo inseriremo però sul nostro sito web, per cui a chi interessa, ecco, può comunque andare. Al di là di questo inciso, ecco, io volevo ritornare alla proposta che l'Ampi vuol fare, a testimonianza proprio del coraggio che è stato dimostrato da gran parte della cittadinanza di Carrara nei confronti dell'oppressione nazifascista, e che quindi mette in luce anche la ferma volontà delle donne, soprattutto le donne carraresi, perché c'erano anche alcune di massa, devo dire, bisogna riconoscerlo, noi siamo un po' partigiani in questo senso, però soprattutto delle donne carraresi, che voler contribuire proprio attivamente ad opporsi all'evacuazione e quindi a una distruzione già programmata della nostra città. Mi riferisco, ne abbiamo parlato anche Nando, dell'episodio delle donne del 7 luglio, che è più conosciuto come donne della Piazza delle Erbe del 7 luglio 1944, perché partì proprio dalla Piazza delle Erbe. E in un momento in cui gli alleati erano bloccati e invece la lotta partigiana, che qui era molto dura, molto sentita, aveva determinato delle violenti repressioni nel nostro territorio da parte degli occupanti tedeschi. Quindi occorreva una gran dose di coraggio e determinazione, e fu proprio quella che le nostre donne in quell'occasione hanno dimostrato. Quindi in memoria di quell'episodio e anche in onore di tutte le donne che hanno combattuto per la libertà mettendo a rischio e talvolta anche pagando con la propria vita, e l'Ampi avanza la proposta che vi leggo. Progetto per il monumento alle donne del 7 luglio 1944. Visto e considerato che nella città di Carrara non esiste alcuna opera dedicata all'insurrezione delle donne carraresi, posta nella strada dove è avvenuta la rivolta e dove è ubicato il comando nazista, la sezione Ampi di Carrara Lorenzo Vinelli propone la posizione di un monumento celebrativo della rivolta delle donne del 7 luglio carrarese da installare nella viola sita sull'incrocio tra via 7 luglio e via Cavour. È quella dove attualmente c'è un cespuglio e lì insomma, potrebbe essere collocata in buona visibilità. Il sito proposto fa parte del percorso compiuto dalle donne carraresi in quell'occasione
e andrebbe a completare l'insieme delle opere antistanti il Palazzo Civico riguardanti la Seconda Guerra Mondiale. Le opere già presenti infatti riguardano la medaglia d'oro al valor militare conferita alla provincia, la medaglia d'oro al valor civile conferita alla città di Carrara, il messaggero, dietro anche la colomba della pace che opera dello scultore Carlo Sergio Signori, il monumento delle donne della resistenza, il cipo dell'assalto alla caserma e poi bisogna anche ricordare che la sala di rappresentanza del comune di Carrara è comunque dedicata alla resistenza. Tale opera verrà realizzata dalla cooperativa degli scultori Carrara. Il marmo verrà donato da un nostro iscritto e raffigurerà un gruppo di donne stilizzate che marciano unite per la realizzazione, quindi si prenderà spunto dal francobollo che era stato emesso nel 2009 in occasione del 65esimo anniversario della rivolta dall'Istituto Poligrafico e Zetka dello Stato realizzato da Giustina Milite. Il progetto, se verrà autorizzato, vedrà la sua inaugurazione in occasione della giornata commemorativa del 7 luglio 2022. Io ho portato qui per il sindaco, il presidente e i consiglieri anche, c'è anche una breve, cioè una breve, diciamo che è un disegno che fa capire intanto così le dimensioni, 1,5 metri per circa 1 metro con uno spessore di 5 centimetri, quindi un impatto anche discreto in questa aiuola, e i dettagli però nel caso venisse approvato poi verranno verificati e discussi. Grazie. Grazie al Presidente Ampi di Carrara, sì, ovviamente proposta molto interessante che verrà poi analizzata nei dettagli dalla Commissione 7, che il Presidente Cesare Bassani qua, che ha sempre dimostrato grande sensibilità rispetto a questi temi. E visto che il tema della giornata sembra essere proprio la conservazione della memoria, perché forse stiamo capendo che le armi più forti, come diceva Nando, come usavano le donne del 7 luglio, non sono quelle che tenevano mano, ma le avevano nella testa e nel cuore, e quindi chi meglio della Presidente del Museo Audiovisivo della Resistenza di Massa Carrara, della provincia della Spezia. Carola Baluzzo, prego. Io ho sempre un po' di difficoltà, no, si sente. Intanto, è la seconda volta, alla seconda commemorazione, che intervengo dopo Sanguinetti, e questa cosa qua, come dire, mi carica sempre di un peso importante, perché le sue parole sono sempre ficcate, precise, puntuali, e quindi sento la responsabilità di intervenire dopo di lui. Dovresti essere sempre te a chiudere, non far chiudere gli altri. Io ringrazio il Presidente del Consiglio, ringrazio tutto il Consiglio Comunale, il Sindaco, per questo invito. Essere qui, diciamo, in una giornata così solenne, così importante per questa città, è per me un onore e è un privilegio essere qui come Presidente del Museo Audiovisivo della Resistenza della provincia di Massa Carrara e della Spezia. Questo museo che rappresenta due province che hanno dato in qualche modo alla storia della Resistenza nazionale un contributo altissimo, che sfocia, diciamo, nel massimo riconoscimento per entrambi nella medaglia d'oro al valore militare. E il comune di Carrara, socio fondatore del nostro museo, con la sua medaglia d'oro al merito civile, ne rappresenta un ulteriore simbolo. Nelle motivazioni, io me le sono andata a rileggere, nelle motivazioni del riconferimento che è stato dato nel 2007 alla città di Carrara, è scritto che la città di Carrara si è resa protagonista di eroici slanci. In queste, diciamo, brevissime parole che ho estratto, è secondo me racchiusa la storia, il senso del sacrificio di quegli uomini e di quelle donne che hanno combattuto e che, noi oggi commemoriamo e onoriamo, commemoriamo quel dolore, quella storia, ma anche quella pagina, diciamo, che ci consente di essere oggi tutti qui come rappresentanti di istituzioni libere e democratiche.
quel protagonismo di Eci Slanci di cui dicevo, che appunto l'11 aprile di 77 anni fa ha permesso la liberazione della città, si caratterizza a mio avviso per tre, quattro caratteristiche principali: il valore delle sue formazioni partigiane, un legame profondo con la popolazione civile e, è stato ampiamente detto, dallo straordinario contributo delle donne calabresi, e infine dal ruolo centrale che il Comitato di Liberazione Nazionale ha assunto in questa città in quegli anni. In questa città, fino all'indomani dell'8 settembre, i tedeschi hanno concentrato uomini e mezzi in maniera, come dire, massiccia, affiancati dalle milizie fasciste. Il ruolo strategico che questa città aveva sull'esito della guerra, questo territorio aveva sull'esito della guerra in Italia, era fondamentale. Quindi si concentrano qui uomini e mezzi. Viene, diciamo, ordinato in qualche modo di consegnare questo tratto che collega i monti di Carrara alle coste liguri, diciamo, come zona da difendere e quindi da organizzare a campo, e successivamente poi, come sappiamo, da fortificare con la linea gotica. Gli uomini delle formazioni partigiane erano all'incirca 2000 ed erano in città affiancati dai GAP e dai gruppi SAP, ma soprattutto, come dicevo all'inizio, potevano contare sulla solidarietà, ma soprattutto sulla collaborazione della popolazione civile, che fin da subito conosce, come dire, la mano del tedesco: rappresaglie, rastrellamenti, arresti, persecuzioni, lavoro coatto. Questo caratterizzava subito l'occupazione tedesca, e a questa gravissima situazione successivamente dobbiamo aggiungere i bombardamenti degli alleati. Su Carrara si concentra una guerra, come dire, di posizione, che purtroppo, come dire, miete vittime anche da parte degli alleati, con i bombardamenti, con la distruzione di punti strategici, diciamo, sia civili, ponti e cose, sia anche, come dire, di termini di sopravvivenza della città, fabbriche e quello che comporta. Fino ad arrivare, è già stato detto, ma è giusto ribadirlo, alla pagina più buia, se così si può definire, quella appunto che si lega profondamente alla fortificazione della linea gotica e agli scempi, alle stragi che lungo quel percorso vengono compiuti dai nazifascisti. Carrara paga un prezzo altissimo: Valenza, è stato detto, Reggio della Foscalina, Fondia, Castel Poggio, orrore e devastazione, incendi, stupri, si attaccano i civili, si attaccano i bambini, non si guarda in faccia a nessuno, si arriva e si distrugge. E la città però non si piega, nonostante, diciamo, questo sacrificio, nonostante questa resistenza vera e propria anche in termini fisici e psicologici, non si arrende e le formazioni partigiane riescono già a liberare la città, è stato detto, nel novembre del 44. Il Memo le definì le gloriose giornate del novembre 44. La città viene liberata, ma gli alleati non sono pronti, e quindi i partigiani devono ripiegare ai monti. Dopo aver ottenuto però la liberazione dei diversi ostaggi, cosa più importante, l'impegno dei tedeschi a rispettare la città come zona franca, e qui il ruolo anche del Comitato di Liberazione Nazionale che dicevo. E poi c'è un altro aspetto, anche poco raccontato, ma secondo me molto importante. La città di Carrara in quei giorni raggiunge gli oltre 100.000 abitanti a causa della presenza massiccia degli sfollati che arrivano soprattutto dalla massa che è stata dal suolo, ma anche dalle zone limitrofe. Immaginare una città che vive un momento, diciamo, di guerra, di privazioni, ospitare e crescere nel numero in maniera così esponenziale è una roba che ci dovrebbe far riflettere parecchio, in termini anche di condizioni igienico-sanitarie già provate dalla situazione, dal contesto, ma
E in quell'occasione però, e lì diciamo quella prova di sinergia, di rapporto, la popolazione di Carrara accoglie quelle persone, le ospita in casa fino a che può, ritrova per loro rifugi, si allestiscono anche delle grotte per dare ospitalità a questi uomini, a questi donne che scappano da una devastazione ancora più grande. Sanguinetti ha fatto un intervento molto politico, il mio è un ruolo diverso, e, però ecco, in tempi di guerra come questo, pensare a quel tipo di solidarietà, a quel tipo di accoglienza, che come dire, avviene in condizioni molto diverse da quelle che viviamo noi, che siamo al caldo di una sala con le nostre giacche, credo che sia, come dire, quantomeno un esempio da tenere in considerazione quando vediamo certe immagini, quando vediamo certe scene, soprattutto quando pensiamo, come ha detto Sanguinetti, che c'è una guerra che in questo momento ci prende molto e ci interessa molto, ma ce ne sono tante altre, quelle persone continuano a scappare, continuano ad arrivare, magari non dalla via europea, ma dalla via del mare, e ad accoglierle e a consentire loro di arrivare in Italia. Anche il ricordo di quello che è stato fatto in questa città, bisognerebbe continuare a farlo. Quindi, dicevo, questa straordinaria testimonianza di coscienza civica, di speranza. Io l'avevo lasciata per ultime, ma per l'importanza anche. Io sono la prima presidente donna del Museo Audiovisivo della Resistenza, quindi, come dire, al ruolo delle donne all'interno della storia della Resistenza, non solo di Carrara, ma in generale tengo particolarmente. Sono state dette già molte cose, ma dico qualcosa anch'io, se la guerra di liberazione in generale, non soltanto nella nostra zona, nella Carrara o nella Lunigiana, vede un protagonismo femminile che non era mai stato così forte e così attivo nella storia del paese. Le donne entrano nella vita sociale, nella vita politica, anche in quella, diciamo, della resistenza in maniera forte, e da lì non usciranno fortunatamente più dalla vita politica e appunto civile del paese, sociale del paese. Ma quello di Carrara in questo contesto è un esempio, come dire, che ancora più forte, un esempio quasi da portare a livello europeo, perché in quel contesto di cui dicevo sono le donne di Carrara che sfamano la popolazione. Sono le donne di Carrara che filtrano il sale del mare per andarlo a barattare in un percorso non semplice, per arrivare nell'Emilia e scambiarlo con cibo che possa sfamare la popolazione. Piero Calamandrei le definiva formiche umane quando parlava delle donne di Carrara, di quello che hanno fatto in quella fase storica. È stata citata Piazza delle Erbe, volevo farlo anch'io. Credo che quel coraggio che è stato descritto, che si vuole quando celebrare anche grazie a un simbolo importante come un monumento, nasca anche però da questa attività, no? Cioè dalla forza e dalla consapevolezza di essere protagoniste e di essere attive nella vita della città. Qua io volevo citare Mori, mi avevano detto che forse poteva essere presente, forse no, io lo saluto comunque. Voi sapete che il nostro museo è gestito da Archivi della Resistenza, che colgo l'occasione anche di ringraziare in questo contesto, perché svolgono un lavoro non soltanto di amorevole nei confronti del museo, ma anche di documentazione storica, di ricerca, di archivio importantissimo. E in una testimonianza che lui aveva lasciato agli archivi, intanto, ritornando a Sanguinetti, lo racconta l'episodio dei vestiti, cioè i partigiani, dice a Piazza delle Erbe, prendiamo le armi per andare in mezzo alla manifestazione delle donne ed essere pronti a rispondere al fuoco dei tedeschi. Visto che eravamo in piena estate, per nascondere le armi ci hanno dato degli spolverini da infermieri, e tu vedevi questa scena surreale con il corteo pieno di infermieri che invece erano loro con le armi. Ma delle donne, diceva,
sono stati eccezionali, hanno dimostrato un grande coraggio. Senz'altro è stata importante l'organizzazione dei gruppi di difesa della donna, ma loro si sono rivoltate a mani nude contro i blindati, erano inferociti, la disperazione ti dà una forza inimmaginabile. Questo fatto ci ha dato fiducia, anche i tedeschi avevano capito che eravamo disposti a farci ammazzare, e da quel momento il Comitato di Liberazione Nazionale è diventato il governo della città. E poi da lì, successivamente, la prima liberazione di Carrara, perché il fatto di luglio nel novembre del 44. Carrara si dice sia liberata da sola, l'ha scritto anche Miller in una lettera che poi ha inviato successivamente al sindaco di Carrara. Le donne hanno liberato da sole in qualche modo anche Carrara, da sole in sinergia ovviamente con il loro impegno e con la loro collaborazione. Hanno scavato una città, hanno portato armi ai partigiani e hanno soccorso una popolazione nel dolore. Carrara si è liberata da sola e lì non è finita, perché ha dato inizio in qualche modo all'insurrezione nazionale. Ci sono voluti ancora un paio di giorni affinché il resto del paese insorgesse e si liberasse, e come è stato già detto ci sono stati altri giorni di dolore. Noi però in qualche modo siamo gli eredi di questa libertà. Sempre citando Mori in quell'intervista, lui dice: non l'avete toccata, non l'avete, perché è vero, noi l'abbiamo trovata, diciamo, già confezionata in qualche modo. E proprio per questo, come dire, abbiamo, io credo, il dovere morale di far sì che quella storia non venga dimenticata, e soprattutto che non venga manipolata da un revisionismo becero che fino a qualche anno fa, come dire, qualche anno fa si nascondeva, ma che ora ha il coraggio di alzare la testa. Quel messaggio lì di coscienza civile, di condivisione, di pensare che siamo se siamo insieme, non se siamo come singolo individuo, è l'altro messaggio importante. L'altro messaggio importante è che, appunto, a maggior ragione in un contesto storico particolare come quello che stiamo vivendo, diventa fondamentale. Io posso dire che il nostro museo, che è anche il vostro, perché è anche il museo della città di Carrara, è nato proprio con quello scopo. La sua vocazione multimediale nasce proprio per, come dire, in qualche modo imprimere i volti e le testimonianze di quei protagonisti nella memoria collettiva e nel futuro. E io aggiungo che quelle testimonianze che si possono vedere ancora, per tanto tempo all'interno del museo, ci dicono ancora un'altra cosa, che c'è ancora sempre tanto bisogno di essere antifascisti. Bene, ringrazio la Presidente del Museo Audiovisivo della Resistenza per il bellissimo intervento e per le belle parole sulla città di Carrara, di cui speriamo di essere all'altezza, e soprattutto della storia della nostra città, che con questo Consiglio Comunale di oggi abbiamo in qualche maniera rievocato, con la speranza che possiamo essere noi e le generazioni che verranno dopo di noi essere all'altezza di questa storia. Come dicevamo, la giornata odierna è stata più improntata proprio alla conservazione della memoria, che è un'arma potentissima che abbiamo nelle nostre mani e che dobbiamo utilizzare soprattutto per la città, per le generazioni che verranno dopo di noi. Chiudiamo qua il Consiglio Comunale. Io ringrazio di nuovo tutti gli intervenuti, ringrazio Nando Sanguinetti dell'Ampi, il sindaco, tutti i consiglieri, il pubblico, la Presidente dell'Ampi della sezione di Carrara e ovviamente Carlo Baluzzo, la Presidente del Museo Audiovisivo della Resistenza. Chiudiamo il Consiglio Comunale con l'augurio di poter fare
naturalmente il consiglio che si insedierà dopo questo finalmente è un consiglio comunale solenne per queste ricorrenze, potendo invitare finalmente di nuovo le scolaresche e tornare finalmente alla normalità di cui oggi stiamo rivedendo soltanto, diciamo, un piccolo spiraglio. Grazie a tutti, buona giornata, chiudiamo il consiglio comunale.